Guardia le mucche! Ma secondo te perché c'è una lingua nera? A furia di mangiare la merda si tinge. Non sei venuta? No. Sei un po' torda però, eh. Eh sì, sei un po' torda. Magari non ci stavamo. Ma finiscila. Guarda lì che bello. Sempre un'emozione. Se adesso potessi però superarla la macchina e ricongiungerti. Mi manca solo la macchina. Però adesso c'è la galleria, quindi non vedo. Vabbè, in galleria ci mancherebbe. E c'è un'altra galleria. Non me la sento, non me la sento. Allora ti dico, fuori dalla galleria per ora nessuno. Però c'è un'altra galleria. Ce l'ho fatta? Questo è bene. Più che tutto bagnato qua. Si sa che è bagnato e scivoloso. Bagnato fortunato? E lo supera? Dormi? In piedi? Seduto? Mi sono scansato per riaccendere la bagarre, che sennò è una noia. Guarda come piove! Cazzo, peggio di me, ma... Porca miseria. E niente, io contro il mondo, non ho nessuno davanti. Però è me dietro, che è sempre una posizione pericolosa in cui avermi. Ah, non ce la faccio. Tornante. Occhio che ce n'era uno un po' più su dove stanno facendo i lavori. Lì rallenta che l'altra volta mi si è chiuso davanti. Ah, perché c'è la sabbia? Ma ce n'era, mi sembrava poca a vederla, ma poi era proprio tanta giù. E mi si è proprio chiuso il manubrio. Anche rivedendo il video ho rischiato di brutto lì. E andavo a 10 all'ora, 12. Dopo le indicazioni sulla sicurezza si rimette in scia. Ah, qua sarà, no? Può essere, eh. Sì, è questo. Vai molto, molto piano. O questo o quello dopo, non mi ricordo, però... No, non era questo. Era uno più su. La cascata dello Stelvio. Uno spettacolo. L'anno scorso sono entrato a farci il bagno per fare il video, praticamente. Flashback. Fans, ci siamo fermati qua allo Stelvio a fare le riprese in slow-mo sui tornanti. Guardate qua. Però volevo andare a farvi vedere la cascata che c'è qua in fondo, che è una roba allucinante. Ok, basta che mi sto facendo la doccia. Figata. Hai fatto bene a non venire. Mi avresti sgridato. E sono arrivato nella cascata. Riprendiamo. End of flashback. Guarda quante mucche! È pieno di mucche, settimana scorsa non c'erano. No, le avranno portate su adesso sperando nel caldo e poi invece ha piovuto per tutto il mese. Non ci sono ancora i fotografi. Ma sono più su, eh. Sono alla casa cantoniera di solito. Ah.
Ah, guarda che c'è la... No, qua c'è la... i sassi. No, era più su. Era... era il, l'ultimo prima del, del rettilineo in cima. Oh, non ce la faccio, attenzione, non ce la faccio. Non ce la fa, non ce la fa. Questa, questa l'ho presa un po' larga. A parte che magari è piovuto per due settimane e si è anche pulita. Ma questa si deve fermare qua. Sta filmando? Hai visto che mega telecamera aveva lì? No. Dormi? Ma qui, quello in bici? No, quello in piedi. Ah, no, non l'ho visto. E mica guardo gli altri, sto facendo un tornante. Occhio che forse è questo che è sporco, eh. Non mi sembra. No, è quello dopo. Questo, ma è piovuto e si è pulito. È il gaming, il fotografo. No, è il prossimo verso sinistra. Che era sporchissimo. Comunque il fotografo non c'è perché di solito è qua alla casa cantoniera. Questo era sporco, occhio. Vedi che è ancora pieno di sabbia? Ma perché hanno fatto un muro? Eh sì. E adesso inizia la parte rettilinea e veloce, dove Lady KTM mostra tutti i suoi limiti di coraggio. Che mal di culo. E l'ha superata adesso. Col cazzo che mi ripassi. Maledetto lui e i suoi 44 all'ora che mi rovina il tempo. Dai, avevamo distanziato anche quelli dietro. Non arriva nessuno, vero? No, vieni. Si affianca la macchina? Scollinamento veloce. Questa è la gola. Questo qua è il pianurone che ricorda un po' Campo Imperatore in Abruzzo, anche se non ci sono mai stato, ma vedendo le foto. Guarda le mucche! Ma secondo te perché c'è una lingua nera? A furia di mangiare la merda si tinge. E boh, sono fatte così, che domanda è? Spettacolo come al solito. Ma perché qua ha anche nevicato in questi giorni, eh? E non dimentichiamoci che ha nevicato allo Spluga a 1900 metri, figurati qua a 2007. One day later. Meanwhile. Occhio, attenzione, piano, piano sull'acqua. Che non siamo come Gesù che cammina sull'acqua. Vai all'ombra e le facciamo vedere che la Svizzera è ancora chiusa. Occhio qua a incrociare che c'è la precedenza che scende.
Questo qua è il bivio che da una parte si va all'Umbria, quindi verso la Svizzera, e dall'altra parte si fa allo Stelvio. Siamo già venuti su settimana scorsa qua e sappiamo che la sbarra è abbassata, però era per far vedere nel video che la sbarra è abbassata, incredibile. Cosa si fa per i fans? E niente, se arriva qua è tutto chiuso e sei scemo come prima di arrivarci, devi girare la moto e tornare indietro. Gira la moto. Gira la moto, yeah yeah, gira la moto. Siamo sulla diga, paurissimo. Però che bello.